Un anno bruttissimo si conclude. Palazzolo chiude questa fase vissuta con grande ansia e trepidazione, senza un caso di positivi. È un traguardo importante, ma non bisogna trascurare di proteggersi, trascurare di stare attenti. Non dobbiamo assolutamente, abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a essere guardinghi per questo maledetto virus. Il nuovo anno si prospetta molto bene e sarà la fine per questa pandemia che ci ha fatto e ci sta facendo tanto soffrire. Auguro a tutti un buon anno, a tutta la provincia di Siracusa e arrivederci a Palazzo Lacreide. Cari concittadini, approfitto di questo momento di unione e di comunità per fare a voi tutti, dal profondo del mio cuore, gli auguri di buone feste. Sicuramente quest'anno è stato un Natale un po' particolare, ma io sono sicura che come sempre siete riusciti ad adattarvi alla situazione e vi ringrazio ancora una volta per il senso di responsabilità e di compostezza con cui state rispettando le regole anticontagio. Però dobbiamo essere speranzosi perché proprio oggi, mentre noi siamo qui riuniti, sono iniziate le vaccinazioni. Quindi questo ci deve far ben sperare che il nuovo anno che sta per arrivare dovrebbe essere un anno appunto di risoluzione di questa crisi. Ce lo dobbiamo tutti augurare dal profondo del cuore e dobbiamo continuare, diciamo, a stringere i denti ancora qualche altro mese, ma sono sicura che presto torneremo nuovamente alla vita normale, ai nostri usi, ai nostri costumi e potremo finalmente abbracciarci e farci gli auguri con un bel bacio. Auguri di buon anno dal profondo del mio cuore.